Era il 21 aprile 2024 quando il Città di Teramo 1913 conquistò l'aritmetica promozione in Serie D con il pirotecnico 10-1 rifilato al capistrello. Dopo quasi sei mesi di forzato esilio, il Diavolo è tornato finalmente al Gaetano Bonolis e lo ha fatto nel modo migliore, battendo 1-0 l'Ancona, conquistando così la terza vittoria consecutiva. Dopo la classica fase di studio, al quarto minuto episodio dubbio nell'area di rigore teramana, con l'Ancona che reclama un tocco di mano, per il direttore di gara è tutto regolare. Il Teramo inizia a carburare, al decimo confeziona la prima nitida occasione. Galesio recupera il pallone sulla tre quarti e si involge in contropiede. L'attaccante argentino scaglia il tiro che viene respinto dalla Zemis. De Gidio non riesce a concretizzare il tap-in vincente, pallone che sfiora il palo ed esce fuori. Un minuto più tardi, tentativo di reazione da parte dell'Ancona, cross dalla sinistra di Boccardi con il conseguente tiro di Belcastro che viene respinto dalla difesa biancorossa. L'equilibrio regna sovrano, ma al 27esimo è l'Ancona a rendersi pericolosa grazie a un tiro cross sempre dalla sinistra effettuato da Magnanini che, complice la deviazione di Di Giorgio, si stampa sulla traversa. Il Teramo però è padrone del campo, palleggia in modo costruttivo e al 29esimo trova il vantaggio. Lancio lungo in direzione di Touré che è bravissimo nell'addomesticare il pallone e nel metterlo al centro dell'area di rigore dorica. De Gidio compie un vero e proprio gioco di prestigio evitando i difensori e depositando in rete l'1-0 biancorosso, facendo esplodere di gioia il Bonolis. I ragazzi di Pomante continuano a controllare il gioco ed è soltanto un disimpegno errato, recuperato da Sarea al 43esimo, a creare qualche grattacapo alla difesa, con Di Giorgio bravo a neutralizzare il tiro di Belcastro mettendo in corner. Le immagini di Giancarlo Rapagna ci portano direttamente nel secondo tempo. Il Diavolo si infiamma letteralmente e spinge sull'acceleratore. Dopo la clamorosa palla gol sbagliata da Galesio al quinto, i biancorossi attaccano furiosamente e schiacciano l'Ancona. Al sesto Galesio spizza di testa, sforbiciata spettacolare di Touré, ottimo l'intervento di Lauzemis che mette in corner. Sul conseguente angolo deviazione di Brugarello a pochi passi dalla porta che viene respinta ancora dal portiere dorico. Decimo minuto, altre due occasioni per il Teramo, protagonista Nuan Touré. Nella prima spedisce alto, nella seconda si fa parare la conclusione da Lauzemis. Prosegue il monologo biancorosso, al ventesimo Kodromaz perde il pallone, Touré si invola verso la porta ma la conclusione è nuovamente errata. Il Bonolis apprezza e applaude in maniera convinta e al 27esimo un bolide scagliato da Pietrantonio si stampa sulla traversa. L'Ancona non riesce ad impensierire i padroni di casa che mettono la saracinesca in difesa chiudendo ogni varco. L'ultima clamorosa occasione il Teramo la costruisce al 48esimo con Pavone che conclude un contropiede fulmineo spedendo però alto. Con questa vittoria il Diavolo sale a quota 11 punti in classifica, entrando di fatto in zona playoff. E domenica un derby che si preannuncia spettacolare contro l'attuale capolista Chieti.